Non vedo sentinelle. Dovrebbero sorvegliare l'area. Dove sono? Non saprei. Cerchiamo in giro. Questa gente. Sarà questa la squadra di sorveglianza che ha perso contatto. Sono stati fatti a pezzi. Aspetta. Ma allora dov'è Nativa? Sì, è una sottospecie di quello che abbiamo visto a Endo 7. A quanto pare ha atteso un agguato alle sentinelle. Detesto dare brutte notizie, ma dovrò dirlo. Non c'è niente dentro. Che fosse solo un'esca. A tutti, al momento la mia mobilità è ridotta a causa di un incidente. Richiedo la vostra assistenza. Mi chiamo Tigger. Come puoi vedere, ho avuto un incidente. Richiedo la tua assistenza, grazie. Io non credo che attaccherò questa torre. I droni più piccoli di solito non hanno un sistema di linguaggio. Che sta succedendo? L'ho detto che ti sarebbe piaciuto. Energia bassa. Al momento non posso sostenere lunghe conversazioni. Sono impossibilitato a fuggire, a meno che non si esegua un ripristino manuale della gru. Aziona Tick, Broom e Clack in questo preciso ordine. Si trovano qui, con questa discarica. Richiedo la tua assistenza, grazie. D'accordo.
controllarmi se funziona ancora. Che sollievo. A quanto pare hai ragione. Beh, che ne dici di controllare quel drone? Ti ringrazio molto per l'aiuto. Salve, Adam. Ne è passato il tempo. Mi potresti presentare a questa signorina? Ma certo. Ma qual è il tuo nome? Ah, sì. Angelo. Angelo, è il nome non ufficiale dato ai membri dell'unità aerea IV. Sono IV. Che ti è successo? I droni come te non si comportano così. Salve, IV. Sono Digger. Elaboro innumerevoli pensieri sulla mia esistenza e riesco a realizzare fantastici piani. Questo te l'avevo detto che sarebbe stato divertente. Adam, per cortesia, non interrompere. IV, un giorno gradirei avere l'opportunità di esporti, in dettaglio, la mia ipotesi fantabiliosa. Grazie di nuovo della tua assistenza, che il nostro rapporto continui a essere costruttivo. Sono disposto a fornire risorse utili. Ok. Sai, un drone alquanto qui. Intendi in senso buono o in senso cattivo? Forse cosa ti ha trasformato così? Non lo so. Da un momento all'altro, io e dopo il limitatore può succedere un così fare. Ora il mio interrogativo più grande. In genere sfrutto il tempo. Rilevo un maggiore gradimento del servizio. Il nostro rapporto è diventato ancora più costruttivo. Spero continui così. Eve, è finalmente giunto il momento di testare l'ipotesi fantabiliosa. Come, scusa? L'ipotesi che vuoi provare. Ma scusa, esiste quella parola? È irrilevante. Ciò che è rilevante è come la mia ipotesi fantabiliosa sia la risposta ai miei problemi. Questo sistema è di mia creazione. Si chiama sistema di connessione. L'ho progettato per trasmettere segnali diretti all'orbita terrestre e poter contattare direttamente la sfera madre. Digger, non dire sul serio. Se il sistema di sicurezza dovesse attaccarti, ti fregerebbe il cervello quantico. Lo so bene. Il mio obiettivo è soltanto riportare la rete online, anche se sono per breve tempo. O prendono la mia sentenza per un errore e mi ripristinano le impostazioni di fabbrica, oppure la sfera madre mi dà la mia risposta e un bel lieto fine. Ho quasi finito i preparativi. Tuttavia, Eve, per poter utilizzare il nodo d'accesso, mi serve il codice di accesso alla rete. La torre solare nella landa, il mercato dei rottami di Zion, dell'oasi del vasto deserto. Sono i posti in cui ho rilevato tracce dei dati che mi servono. Una tua indagine sarebbe apprezzata. Non andrà a finire bene.